Ciao ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata di Contatori del Tempo, un episodio dentro la baracchetta. Siamo qui con la consueta puntata delle domande e risposte. Siamo chiaramente dentro il negozio Pasquali Domenici, la gioielleria di Viareggio, che è partner ufficiale del canale, con il buon Giacomo che è qua presente, per esaudire le vostre curiosità. Cioè, io ho aperto una storia chiedendo di fare delle domande relative ai marchi del negozio e ora siamo qui a risponderci. E per aiutarci abbiamo chiamato due personaggi veramente di spessore, due personaggi. Uno che è un lettore provetto, praticamente fa il doppiatore nella vita, da tanto bravo che è. Sì, è vero, faccio il doppiatore. E l'altro è Caramaschi, che l'abbiamo chiamato per vitalizzare un pochino la puntata, perché lui sprizza gioia da tutti i pori. Ciao amici. Dai, cominciamo con le domande, Piero, cosa dici? Arrampicati. Allora, mi arrampico. Alberto da Voghera. Ciao a tutti, in particolare all'amico Piero numero uno. È possibile vedere al polso sia il Doxa 200 che il Doxa 300? Grazie mille, siete migliori. Abbiamo ovviamente come sempre colorazioni a piacere, sono due varianti. Abbiamo il Doxa 200 arancione e il 300T bianco, eccoli qua. Oh, chiaramente cambia oltre la cassa e tutto il resto anche l'impermeabilità. Ora io vi provo quello arancione al polso, che arancione è un pochino, diciamo, il colore classico. Ricordiamo un pochino ovviamente a tutti gli amici a casa che il 200, come dice ovviamente la sigla, è un 200 metri di impermeabilità con un diametro di 42 mm. Al polso il 200T, che poi anche Caramaschi ce l'ha, cioè lui c'ha il 300, lui c'ha il 300T, eccolo lì, fallo vedere la camera. E poi abbiamo il 300T bianco, guardiamo. 300T bianco, 1200 metri di impermeabilità. Con particolarità ovviamente della valvola per l'espulsione dell'elio, diametro 42 mm, ma cosa più interessante, lug to lug di 45 mm. Se valutiamo bene è quasi un quadrato, perché 42 per 45 è quasi un quadrato. È veramente iconica, io uso il termine iconico, questa forma di cassa è veramente particolare, dai, inutile. 42, ma è poi è presa alla cassa, È perché presa poi. la cassa, corona ovviamente non è contemplata ovviamente nel diametro Sì, e ma voglio sporge dire, la sempre. ghiera e il quadrante sono molto più contenuti, Sì, quindi. molto più contenuti, danno l'impressione di essere ancora più piccolo rispetto al E dichiarato. quale ci piace di più? Paraponzi, ponzi, pu? Allora, secondo me il 200 è un orologio di stampo un pochino più moderno, il 300T è la cassa originale Doxa degli anni 60, sicché è un pochino più iconica, un pochino più vintage. Sono belli tutti e due, c'è poco da dire. Anche il bianco qua con già le sfere a contrasto si legge bene, non Sì, è uno di quei si legge bianchi. bene. Abbiamo fatti vedere, Giangi, ciao ragazzi, fate un ottimo lavoro. È disponibile in negozio il nuovo Mid-Ocean Star GMT? Piero, sei un filosofo. è un filosofo. Come si dice? Come si chiama questo? Mid-Ocean Star. Ocean Star! Eccolo qua, questo qua è il nuovo Ocean Star GMT, che si chiama anche Shark perché ha i denti dello squalo, gli indici che fanno i denti dello squalo, capito? È così. Sì, Praticamente 200 un metri di po'. impermeabilità, ha lo stesso bracciale del Tribute, però qua è satinato, è completamente satinato. Sì, anche la cassa è totalmente satinata, sicché essendo un diver poi come struttura e orologio, secondo me è un pochino più idoneo con questa satinatura. Questo qua è una delle ultime novità presentate da Mido 10 giorni fa, una settimana fa Sì. nemmeno. Se vuoi lo prendo e lo porto a casa. Sì, Sì. ma poi lo riporti o lo... Quello è sempre un'incognita. Ok. Federico Federicus, ciao a tutti, siete dei grandi. Volevo chiedervi se fosse possibile vedere vicini e magari indossati il Chronomat cronografo da 42 mm e lo Zenith Chronomaster Ce l'abbiamo. Anche il Revival ce l'abbiamo. Ce l'abbiamo tutto qua. Sì, no, non capisco questa associazione perché sono due orologi molto lontani sia come estetica che come soprattutto dimensioni. Uno ovviamente è un 42, l'abbiamo detto, l'altro è un 37. Magari è perplesso fra i due, E quello è poco vuole. ma sicuro, ma
Cioè, l'unica cosa che li contraddistingue, che li accomuna, è il pregio, sono orologi di pregio. Sono Quello senza ombra di dubbio, vengono Torniamo alla polso. ovviamente da periodi storici anche diversi, perché questa è la riedizione del Chronomat, che è un orologio tipico anni 80, quella è la riedizione ovviamente del Chronomaster del 1969, che due periodi storici anche totalmente diversi. Eccolo qua, questo qua è il Chronomat Breitling, Chronomat da 42 mm, che insomma io ci sta anche bene sul mio polso 42, dai. Va bene. No, poi devo dire la verità, con questo diametro qui ovviamente esalta anche il bracciale orologio, cioè Bello. crea tutta una serie di equilibri Com'è il anche bracciale? orologio. Il bracciale è Hulu, La bello. francese, la francese. Bello, 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 sì. E adesso provo il Chronomaster, eh. Sarà brutto il Chronomaster secondo voi? Eh no, che non è brutto. Volete vederlo? Ve lo faccio Allora, visto che vedere. lo stai aprendo, vorrei soffermarmi su una modifica che è stata fatta. Ah. Cioè, è stata eliminata una bruttura, se la possiamo chiamare così, e quella che io reputavo un difetto sulla chiusura. È stata eliminata la famosa chiusura di lamierino È vero. e è stata messa invece con un elemento di acciaio pieno. Bello. E a questo punto posso tranquillamente dire che ora è un orologio veramente completo. Allora, bisogna dare onore al merito che te l'hai sempre L'ho detto. sempre Io detto, cercavo sì. sempre di trovare una scusa che è vintage, bla 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 bla, te l'hai sempre detto, e Sì, stavolta non ho cambiato. perché la mia idea era questa. Se sull'orologio sono già state apportate modifiche che l'hanno ovviamente trasportato da fine anni 60 al 2020, ovviamente potevamo completarle. È stato messo il vetro zaffiro, cosa che sull'originale non esisteva, allora tanto valeva ovviamente avere anche una chiusura adeguata. Oggi ce l'abbiamo, che l'orologio è perfetto. Dire che ci vogliono tutti e due è sbagliato. Cioè, comprali tutti e due, ma che cosa te ne frega? Tanto. Sì, in una collezione tranquillamente potrebbero starci tutti e due. Marcello Bello, Come me. come te, sì. Un saluto all'Allegro Trio. Ho visto che è uscito un nuovo rado di forma. È già disponibile, si potrebbe vedere indossato. Siete super fantastici. Rado Simpatici, super simpatici. Anatom, Rado Anatom. Anatom. Eccolo qua. Allora, il nuovo orologio di forma della Rado. Boh, a me piace questo qua. L'ho visto già anche quando c'erano le presentazioni. Sì, mi piace, mi è sempre piaciuto. Ora, qual è il discorso? Che il cinturino è in gomma. Qualcuno dice che era meglio in ceramica, qualcuno dice che era meglio in gomma. Te dici che è meglio in gomma? A me piace di più in gomma. Intanto lo alleggerisce di peso, lo rende meno impegnativo anche nel portarlo e sinceramente la gomma ha l'effetto su queste tipologie di orologi, dei bracciali in ceramica, che poi hanno anche una complessità di struttura perché hanno un'anima sotto, il rivestimento sopra della maglia in ceramica. Però quando si vanno a piegare si irrigidiscono un pochino e fanno quell'effetto bracciale. Il cinturino in gomma invece si plasma perfettamente sul polso e di conseguenza ha una portabilità molto più morbida, molto più leggera. Allora lo prendiamo al polso, dai, su, Facciamo una proviamolo al prova a polso. polso. Questo qua lo prendo e lo porto a casa anche questo, potevo metterlo un pochino più stretto, va bene. Lo prendiamo da portare a fare una recensioncina, dai. Bello, bello, bello. Oh, c'è solo marrone. No, sono tre i colori. C'è blu, degradé ovviamente, verde degradé e questo marrone che tra l'altro sì è un marrone ma dà un effetto quasi ramato, molto bello, Poi mi forse è quello ricorda il che... ghiacciolo alla Coca-Cola. Sì, ecco. Maialone. Anch'io l'ho provato anche a dargli due o tre leccate ma non No, è bello, dai. servito. Anche di profilo. Un orologio di forma che insomma non, Vuol dire si discosta un po' forma? dai soliti, Non rotondo. dalle solite imitazioni degli orologi più famosi di forma, no? A me piace sto qua. Quanto costa? Promosso, grazie per avercelo chiesto, eh. Sì, effettivamente io ho detto che è un orologio proiettato nel futuro. Piero dice che invece a lui sembra un orologio proiettato nel passato, perché effettivamente queste erano le forme tipiche degli anni 70-80 e possono andare bene tutte e due le valutazioni. Ovviamente la ceramica nera è un materiale molto moderno, high tech. Gengis Khan. Khan. Wow, wow. Esatto, Khan, sì. Vi faccio i miei complimenti per tutto. Sono mesi che attendiamo i nuovi Mark IV di Calamari. Quando saranno disponibili in negozio? È certo che ce li abbiamo qua i Calamai Mark IV. Abbiamo anche tre colori, eh?
Quattro colori. Perché quarto? Ce n'è un altro. Ce n'è un altro e dopo facciamo vedere. Ah, abbiamo il bianco che, ecco, aveva detto il buon Calamai che avrebbe fatto le sfere un pochino a contrasto e lo sono, è leggibile, eccolo lì. Scompaiono un pochino i numerini, ma poi per il resto è leggibile. Poi c'è quello verde particolare che ha il quadrante a vinile. E poi c'è quello nero. Ah no, non è nero, sembrava nero con una certa angolazione, sembra nero. È un rosso, un mattone, un mattone. Marrone, mattone, mattone, marrone, mattone. Ruggine, ruggine scura. Altri colori? No? Fermati. Basta. E quello lì cos'è? Allora, questo qui è un altro colore, ora lo apriamo, ma per tutti coloro che non hanno ancora acquistato un Calamai, vogliamo far vedere perché Francesco ovviamente ci vizia che anche l'allestimento è molto bello, ovviamente qui c'è la garanzia, il ringraziamento per aver acquistato ovviamente un orologio Calamai, c'è tutto ovviamente il test che è stato fatto all'orologio prima di essere inserito all'interno della scatola. Ecco, questo qui è il vostro certificatino con tutte le normative della garanzia e tutto, e poi ovviamente all'interno della confezione in cartoncino trovate la vera confezione, che è questa custodia in pelle vera, sa di cinghiale proprio morto, sicché ecco, è vera, sì, vedete, tutta scamosciata dentro, cioè Francesco tiene anche a queste cose, fa tutto come si deve, e questo è il nero, questo è il vero nero come è colorazione. Nero. Oh, prendiamo come esempio il nero che è quello. E anche il cinturino, cavolo. Sì, cambia il cinturino, ha la verità che su richiesta si possono allestire gli orologi come volete, cioè se preferite un cinturino con la trapuntina all'attacco cassa in stile vintage come questa, signor Calamai ce lo dà in dotazione. Se invece preferite il cuoio liscio piuttosto che il trapuntato come il verde, non ci sono problemi. Bello, il nero allora è come al solito, io il nero sono, no, preferisco il nero. Sì, poi sicuramente con questa numerazione con Luminova è più... spicca di più anche la lettura è più facilitata. Chiaramente è il classico solo tempo con Corona Vite, Sellite SV200 top grade se non mi sbaglio. Sì, tutto top grade. Opaco, guardate come opaco e i numeri come sono in rilievo. Bello, promosso sto... Sì, bello. Bello. E ora te c'è tutta la collezione completa. Ho tutta la collezione completa, sono quei quattro colori lì, come vi ho detto i cinturini poi possono variare. Ma anche le finiture sono ottime. Sì, veramente belle. Bravo Francesco, sei promosso. Sì. Federico Dima, farai una recensione del nuovo Longines Conquest 2023? Ritengo che molti lo stanno bistrattando perché 41 mm. No, non la farò, preferisco aspettare. Non è finita la domanda. Ah, e comunque va bene così. Non la finisco la domanda. Cosa dice? Personalmente io lo trovo fantastico così com'è. Tu che ne pensi? Preferisco aspettare. Ok. Thomas da Sorbolo, Spezia. Uno spezzino. Sorbolo dove? Non lo so. Sorbolo. Io sono palermitano. Sorbolo e Spezia? No, non lo so. SP. Sorbolo. SP è Spezia. Sì. Va bene, Thomas, facci sapere per favore nei suoi commenti, nei commenti del video, facci sapere dove è Sorbolo. Giacomo, qual è il marchio cui sei più legato, visti i trascorsi ultra decennali della tua attività e per quale motivo? Qua si va a parlare, si va a toccare però, cioè più per le persone che per no? Sì, dipende. Come viene interpretata la domanda, se è per una questione ovviamente di vendita o per affezione al marchio, ovviamente per affetto verso il marchio, che allora, ho tante marche sinceramente, soprattutto del gruppo Swatch dove noi collaboriamo ormai da anni, abbiamo visto ovviamente passare tante persone, tante sono rimaste, tante si sono spostate proprio all'interno del gruppo da un marchio ad un altro, sicché abbiamo collaborazioni addirittura ventennali con le stesse persone che magari negli anni ci hanno venduto prodotti diversi, sempre ovviamente parlando di orologi, però ovviamente ci siamo trascinati e coltivati dietro anche un rapporto di amicizia, di collaborazione e tutto. Sicché direi che tutte le marche di Swatch Group noi ne siamo particolarmente
attratte e soprattutto abbiamo un particolare affetto verso di loro. Gabriele, Davide, quali marchi italiani reputi interessanti e perché? Allora, di marchi italiani interessanti ce n'è una marea, ce n'è veramente una marea. Poi dopo si va a gusto personale. Io ti posso dire, ci sono dei marchi che non mi piacciono, gli orologi, che però sono validi. Ad esempio, Memphis Belle, Gruppo Ardito, no? Hublot. Non mi piacciono, però sono sicuramente orologi validi, ok? Ma ci sono quelli che mi piacciono e che sono validi, come ad esempio Calamai, come ad esempio Econoitra, come ad esempio Fathers, sono marchi italiani, Villervetta ad esempio, no? C'è anche quello, che mi piacciono. Quindi non è detto che se una cosa non piace non sia valida. Poi ci sono anche quelli nel mezzo che non sono validi, no? Con quelli che magari fanno della pubblicità quasi ingannevole, che ti dicono che un bracciale in maglia milanese è realizzato artigianalmente dagli artigiani veneziani. E allora lì uno dice, no, mi stai prendendo in giro, un bracciale fatto Però, per artigianalmente. esempio, c'è quella marca, come si chiama quella che fa quelle Non si pubblicità? dicono Ah, no! marce. Insomma, i Fathers ce li abbiamo qua, per esempio. Fada ce l'abbiamo, Oh, eccolo qua. eccolo qua, Fathers. Cosa c'ha Fathers? C'è un design che è personale, cioè qua ci hanno impiegato del tempo, oltre ad essere valido tecnicamente, poi c'è anche dietro un'azienda di persone che sono valide, come Calamai, no? Calamai l'abbiamo fatti vedere prima. Gruppo Ardito, c'aveva qualcosa a Gruppo Ardito? Gruppo Ardito? No, non li ho tirati Sì. fuori. Ah no, ce l'abbiamo, eccolo Oh, eccolo qua. qua, un Puntata Gruppo d'Italia. Ardito. Sto qua che cassa ha questo? Allora, questa tra l'altro è un prodotto nuovo. Vabbè, di base è un lince. L'unica cosa un pochino arricchita da qualche rifinitura, perché vedi che lì sulla lunetta ha tre pietrine che C'è la bandiera vanno, italiana. sì, vanno a raffigurare, sono i colori del nostro tricolore, e vengono riprese anche poi qui sul cinturino. È stato allestito con questo cinturino pitonato per dargli un aspetto un pochino più Ma stasera lo proviamo, dai. fashion. Vabbè, questo stile qua non è che mi fa impazzire, però ora voglio far vedere qua la fibula ardiglione come sono fatti. Guarda qua, che spettacolo. Sì. C'ha la La brugola brugoletta, sì. esagonale. Che Beh. spettacolo. Cioè, sono fatti bene, io a me non è che mi fanno impazzire. Beh, un orologio così, un fisico come il tuo, può accompagnare solo. No, l'interessante del Sta bene. lince, Poco. è che poi può essere allestito come si vuole, ci sono le lunette intercambiabili, ci sono i cinturini, addirittura è uscito il bracciale tutto in titanio, che è possibile applicare, sicché ecco, oggi è un'azienda non grandissima che però ovviamente è a disposizione del cliente finale, sicché vi può accontentare in qualsiasi tipo di allestimento. Basta chiedere, ovviamente interfacciarsi con l'azienda, con noi, e vi facciamo qualsiasi tipo di allestimento. E questo ovviamente è un'elasticità che le aziende piccole possono permettersi e che va ovviamente a favore di voi acquirenti, voi collezionisti. Va bene, È dai. bello quello lì, eh? Sì. Non ti piace? Sì, no, mi piace, che così opaco è carino. Allora, Himer, buongiorno a tutti. Vorrei vedere Villervetta Jumbo Star Crono da 40 indossato. Cosa ne pensate della casa? I nuovi modelli si stanno vendendo. Saluti a tutti, Davide, il buon Giacomo e Big Piero. Mamma mia, che fatica, eccolo qua. Sì, Al polso è così, fatica. un 40 mm Villervetta Jumbo Star cronografo, che tra l'altro ho fatto anche la videorecensione, quindi dimmi cosa ne penso, perché non vai a vedere la videorecensione? Sicuramente Villervetta è un marchio storico, no? Non è un microbrand, che negli ultimi anni hanno fatto una SRL nuova, questo segnatelo perché te lo dico io. Sempre uno dei bin da capo, per dedicare più spazio al marchio. Sì, possiamo dire che ovviamente è una casa che ha fatto più tentativi nel corso degli anni. È un marchio storico, nel passato ovviamente, ma si parla di tanti, tanti anni fa, ovviamente aveva anche un mercato molto vasto. Poi ovviamente la marca
è scomparsa dalle vetrine e poi c'è stato un tentativo di rilanciarla in più riprese, però non si è mai trovato forse né il momento né il prodotto giusto. Finché non siamo arrivati poi a questa collezione qui con i Jumbo Star, con tutte le altre collezioni che ovviamente si sono aggiunte, effettivamente l'orologio è bello, è gradevole. E giusto anche come fascia prezzo, sicché c'è stato un nuovo input dalla famiglia Binda nei confronti del brand e dei prodotti, e a questo punto si può dire che è un ottimo orologio. Certo, io l'ho anche promosso. Viva Villervetta, viva Villervetta! Viva, viva, viva. Antonio, ciao Piero, il canale va avanti solo grazie a te, se ne è accorto qualcuno finalmente. Sei un grande, sapresti dirmi quando uscirà il bracciale per il Vulcan Skin Diver? Allora, dunque, ho Ah, parlato. buonissimo, ora rispondi. Ora rispondi. Dai, è ovvio che non è per me la domanda. No, allora Piero non può rispondere perché No. non riesco a rispondere neanche io, Solo per neanche quello, però, Davide. Forse ad oggi non riesce a rispondere neanche l'azienda, perché mi hanno detto che avevano realizzato il bracciale, me lo hanno detto nel 2023, non mi ricordo bene in quale mese, ma era circa verso l'estate, e da oggi stiamo ancora aspettando, sicché non mi esprimo più, perché di mese in mese è quasi passato un anno, me ne sto qui ad aspettare come voi, quando poi dopo me ne arriverà uno, state tranquilli che ve lo presenterò. Allora, Tommy, Breitling Chronomat GMT, come uno dress watch lo consigli? Budget 5-7K? Si è capito niente. Tra leggi la tua. Come dress watch lo consigli un Breitling e Chronomat GMT. Budget 5-7 No, non lo K. consiglio perché non è un dress watch, semplicemente lì. Te lo consiglio come primo orologio. Cioè, qua, non c'è, non c'è. No, non ce l'ho perché Vabbè. non arriva. Però, Ne arriva poco. come primo orologio va benissimo, importante, di lusso, quello che ti parte. Come primo dress watch, no, non è un dress watch, è un 40 mm, col bracciale Hulu e tutto il resto, non è un dress watch. Vai, passa con la prossima. Andrea, vorrei acquistare uno skin diver. Sono indeciso tra Edox 38 mm nero e Oris 65 calibro 400. Si possono vedere al polso? Voi cosa consigliate? Peccato che Vulcan non faccia il Nautique con Luminova bianca, se no lo avrei già preso. Siete i numeri uno a Rock. Ecco, io vorrei dire di cercare di fare la prossima volta delle domande più corte, perché più lunghe sono, più lui inciampa e i problemi. No. E noi non le capiamo, Più corte, capito? Più quindi, corte, per venirci incontro a noi. quindi è colpa vostra se io non so leggere bene. Se abbiamo uno che è un pochino difettato, capiamo. Allora, abbiamo lo skin diver, questo qua da 38, eccolo qua, che è blu, non è nero, perché per farti un dispetto. E invece l'Oris da 400 non ce l'abbiamo. No, no, Oris da Sto qua, 400. calibro 400. Vabbè, abbiamo il cronografo, ti devi accontentare, siamo un pochino così zoppi. Allora, cosa voleva dire dal polso? Voleva dire, ti faccio vedere, da sentire, tagliamo il corto perché non c'ho mica tanta voglia. Ti faccio vedere l'Edox Skydiver da 38 al polso e te lo devi far bastare. Anzi, visto che stiamo parlando di orologi ovviamente diver anni 60, mi è rientrato l'ultimo pezzo del 65 acciaio e bronzo, ma quadrante tabacco. Perché quello che hai te col quadrante blu, mi Vabbè, però dispiace per è voi. già tanta roba, eh. Sì, ho l'ultimo pezzo, poi tutti fuori produzione, Ti è finito. rientrato usato? No, ma è rientrato Ah, nuovo. nuovo, ah, Nuovo, non sì, avevo sono capito. riuscito a reperire un pezzo nel magazzino svizzero, quello è. Bello, Sì, molto bello. eh? Ma ce l'hai già qua? Vado Sì, ce l'ho di là. a prendere. Intanto io ti faccio vedere questo bellissimo skydiver da 38 mm quadrante blu, il classico skin diver, che però in questo caso si chiama skydiver, eh? E adesso arriva Giacomo, ci fa vedere. Eccolo, arriva, arriva, arriva. Allora, arrivo subito, lo sto smummificando, perché sapete che questi qui per una questione di ossidazione arrivano tutti mummificati. Eccolo Eccolo qua, là. Oryx Diver 65 acciaio e bronzo con il quadrante Tobacco. Tanta roba è Bello, questa. sì, veramente bello. La differenza tra questo e il tuo è che ha la lunetta ovviamente in smalto, mentre il tuo Ok. aveva full bronzo.
però non mi dispiace così a contrasto. Però questo bracciale qua può andare bene anche su quelli tutto bronzo. Esiste da 40 tutto bronzo. Sì, però cassa tutta bronzo. No, per dire la verità no, l'unico che esisteva era il Carbrochard, tutte da 40 con... Quelli da ora, quelli di ora sono i famosi cotton candy in versione 38. Quindi è da 38, questo qua è da 40 e niente. Niente, non si può adattare. Dovete accontentarvi di questo qua che però è uno degli ultimi, vabbè, l'ultimo. Sì. Daniele, ciao, è possibile vedere al polso l'Hamilton Khaki Field Titanium nelle versioni 38 e 42? Se è possibile con un quadrante blu. Grazie e un abbraccio a tutti. E ce li abbiamo, noi qua non ci manca niente. Uno da 38 ed uno da 42. Sono due cose diverse. Praticamente, vabbè, io te li faccio vedere al polso. Quello da 38, secondo me, il Pilot può andare bene anche da 42. Non è che dobbiamo fossilizzarci sul 38. 38, 38. Blu, particolare. Titanio, leggero, leggero, sì, ma nemmeno troppo. Dai, si sente al polso. 38 mm, è così, ricordatevi il 38 mm, tu. Khaki Field. 42. La 40 non esiste? No, esisteva una versione da 40 con l'ultima scala dei 15 minuti in rosso, che però è stata eliminata, se non mi sbaglio, a questo punto 2 anni fa, fine 2022. 42, sono due rese differenti al polso. Secondo me il Pilot così da 42 non sta male, non è sbagliato, eh? E poi scegli, dipende un po'. Logico che questo qua è da 19 nella mia circonferenza. Gianluca, come mai si parla così poco del marchio Mulle Glashütte? Ne ho visti diversi dal vivo e credo siano orologi di gran qualità. Sono di gran qualità, sono molto tedeschi come cassa e come realizzazione. A me piacciono tantissimo i Teutonia, però visto che poi i Teutonia sul mercato italiano non incontrano un granché. Per chi vuole un buono sportivo, ovviamente il Tsar è una buona soluzione, e ci sono i Panova, che sono tra l'altro un bel orologino che potremmo anche definire un orologio, un everyday, no? Però comunque sia, colori tra l'altro molto variegati, però vedo che non a tutti interessano. Perché? Perché su quella fascia lì di prodotto, cioè dalle 1100-1200 euro, c'è tanto prodotto sul mercato. Allora, su un orologio pulito, molto essenziale, abbiamo Hamilton che la fa un po' da padrona, se vogliamo. E poi comunque sì, ora si stanno inserendo anche altri brand dicendo la sua. Sicché ecco, è un prodotto bello che però ci vuole il cliente adatto. Non è quel tipo di prodotto per, diciamo, la massa, diciamo. Ah, novità non è al corrente, novità non è. No, ho fatto degli ordini che devono arrivare, erano le novità che hanno presentato la scorsa Vicenza. E sto aspettando, arriveranno, vedrete, in entrata di stagione, sì, che ecco. Facciamo vedere, appena arrivano. Sì, appena arrivano noi ve le presentiamo, come sempre. Vito da Monaco di Baviera. Ciao Davide, Giacomo e Piero. Secondo il vostro parere, Longines lancerà anche una versione ridotta dello Skin Diver? Una versione con un lug to lug ridotto potrebbe sicuramente renderlo più appetibile ai polsi di più piccoli. Tanti saluti e grazie per questo format. Oh, allora, intanto lo Skin Diver è fuori produzione, quindi sì. Però qua ce ne abbiamo due. Qua ce ne abbiamo due ancora nuovi, eccolo qua, esattamente come il mio. Io l'ho preso con questo bracciale maglia milanese da 42 mm. Poi ci ho messo un cinturino in pelle, questo, e il bracciale ce l'ho a parte, di bello intonso, quando voglio lo uso. Insomma, sta bene da 42, sta bene. No, allora diciamo che potrebbe essere un bello orologio, sì, anche in minore. Noi non possiamo dire quello che abbiamo visto, ma sicuramente questo che esce da 40 non l'abbiamo visto. No. Ad oggi non ci sono. Potrebbe essere una buona idea, che sicuramente passeremo in Longines, perché effettivamente è un bello orologio. Ad oggi non ci sono progetti sullo Skin Diver. Ecco, diciamo. Però. Peccato, perché un po' tutti stanno ricorrendo alla cassa Skin Diver. Sicché. Peccato loro che ce l'avevano già, non averla sfruttata di più. Praticamente questa cassa qua è simile, se non identica, a quella del Legend Diver da 42. Quindi se hanno fatto questa qua da 39, potrebbero anche fare lo Skin Diver da 39. Sì. Però
da 40, io ce l'ho da 42 e va benissimo. Ti posso dire, mi piace di più l'anza della cassa, okay, magra e lunga così, che tonda come quella, okay, là. Sì, sullo, okay, Skin Diver, secondo me, essendo un prodotto vintage, ce lo vedo di più. Sì, è bella, eh. Cioè, però non so rimpicciolire il tutto, lasciare le ansie così come viene. Boh. Ma allora, se vogliamo proprio dirla tutta, se guardiamo un pochino alla concorrenza, l'idea ce la potremmo già fare, perché è una cassa che ormai è stata, posso usare una parolaccia? Sputtanata, dai, sì, la stanno scopiazzando. Il Legend Diver da 36, c'ha le ansie lunghe così? Eh? Il Legend Diver da 36. Allora, quello sì, quello da 36, sì, la stessa cassa ridotta. Sì, è ridotta. La variazione l'hanno fatta nel 39, che gliel'hanno leggermente accorciata e abbassata. È più standard, più come fosse, sì, una qualsiasi cassa. Alessio, qual è il Longines Dress Watch che consigli? Nuovo, non vintage, grazie. L'Heritage Conquest da 38, eccolo qua. Cosa gli vuol dire un orologio così? Elegante, classico, sobrio, nero, chiaramente per come intendiamo noi il dress watch oggi, perché sennò il dress watch perfetto dovrebbe essere a 36 mm senza lancetta dei secondi, a carica manuale, sottile come una sottiletta. Anzi, per dire la verità, nel catalogo Longines c'è un orologio, che è un orologio che rimane un pochino, forse anche in secondo piano. Dimmi il nome. Il Record. Ah, e okay, potremmo anche fare un'interrogazione agli amici a casa, vi chiediamo di andarlo a cercare nei cataloghi Longines, sul mio sito, dove preferite, e darci un'opinione, perché secondo me è un orologio veramente interessante, in primis per fascia prezzo, perché con ovviamente riposizionamento di Longines, quello lì ad oggi è un prezzo veramente interessante. È un orologio molto sottile che si porta bene, con un quadrante molto pulito, sì, sì, che è tipico dress watch, ma la particolarità è che è un certificato COSC. Sì. Sì, che ecco, dategli un'occhiata e diteci quello che ne pensate nei commenti e tutto, perché secondo me è un orologio poco visto ma molto interessante. Sì, se vogliamo allargare il concetto di dress watch, perché lì ci sono anche i numeri... Arabi, sì, no? C'è indice e arabo 10, insieme, 8, sì. Ci sono diverse versioni, per dire la verità. E c'è anche la 38. Lì, sì, sì, è bello, l'ho sempre tenuto in considerazione. Marica, ciao Davide, posso vedere un cronografo Zin? Lo vorrei regalare al mio fidanzato che ha un polso da 22. Un saluto anche a Giacomo e al mitico Piero. Polso da 22 più o meno è come il mio, no? 19, cioè c'ho 19, per dire la verità, però 22 è tanto. Eccolo qua. Adesso... 22 c'ho anche un bello orologio da un parete di là, possiamo toglierlo. Ma puoi tranquillamente, vai tranquilla che la misura. Eccolo qua. Ti facciamo vedere questo qua che è il 103ST. 103ST. Eccolo qua. Un cronografo Zin. Sì, un cronografo Zin è abbastanza larga come richiesta, perché comunque sia, questo nello specifico è un diver, vedi, con i pulsantini a vite, volendo potresti andare su un pilot, ci sono tantissime varianti nel mondo cronografico di Zin. Questo qua qual è di diametro? Questo qui dovrebbe essere un 40. Un 40 sul 19, il 40 sta bene su tutti i polsi. Sì. Io se fossi in te per un 22, che poi dipende anche, perché se è alto così è 22, ma poi largo sopra è come il mio, è uguale, no? Quindi sì, potrei anche suggerirti di prendere un 42 mm di Zin. Allora, con un polso da 22 ti puoi spingere tranquillamente fino anche al 44 e sì, gli sta bene sicuramente, perché i confini del polso sono molto larghi, anzi, se vogliamo, si nota meglio sull'insieme della persona. Va bene, dai. Davide da Novi Ligure. Cari amici, mi piacerebbe vedere un cronografo tra Tissot PRX e Maurice Lacroix Icon. E ovviamente un parere del mitico Davide. Piero Presidente, un abbraccio a tutti. Un confronto? Sì. Tra? PRX. Tra PRX e il Maurice Lacroix PRX. Icon. Come facciamo a fare un confronto qua? Cosa vuoi? Un confronto dettagliato? No, sono due orologi che nascono dal solito concetto di prodotto. Bracciale integrato, cassa molto spigolosa, squadrata, derivano tutti, ovviamente il design è quello gentiano, no? Che abbiamo detto più volte. Bracciale integrato con lo sgancio rapido, volendo poi si possono mettere cinturini in pelle
o quant'altro. La fascia di prezzo è completamente differente. Diversa, sì, logico. Stiamo parlando più del doppio, no? Eh sì, perché siamo a 2150 col Maurice Lacroix contro i 775 euro del Tissot. Logico che se volete avere un prodotto qualitativamente superiore, non solo a livello ovviamente di prestazioni, ma anche a livello di marchio, di nome e tutto. Sì, ma io ho fatto le recensioni di entrambi, no? Cioè le finiture del Maurice Lacroix sono superlative, questo è poco ma sicuro. Intanto è un 200 metri, già. Con corona a vite, già. Già quello vi dà una garanzia in più di resistenza. È sicuramente un po' meno rifinito, è il Tissot PRX, con questo però non è che voglio dire che faccia schifo, perché anche il fatto di risparmiare dei soldini e avere un orologio valido è al suo perché, quindi alla fine la scelta va su di te. Cioè io... Sì, come contropartita sul Maurice Lacroix abbiamo un Selita SV200 che è una meccanica diciamo molto commerciale oggi, però anche molto affidabile. Sul PRX della Tissot abbiamo un Powermatic 80, comunque sia 80 riserva di carica, concetto di meccanica nuova, innovativa, si chiede. Sì, però il risparmio sta nel fatto che l'involucro. No, questo Powermatic qua è quello con lo scappamento in Teflon. Posso dire una cosa? No. Grazie. A me piace molto di più il Maurice Lacroix perché vabbè io tifo per Stefan, però la scatola che hanno fatto ora è terribile. Che scatola? Del Maurice Lacroix. Cosa c'è? Sì, quella potremmo anche valutarla, se no una lì se vuoi la puoi prendere. Scusami se mi permetto Giacomo. No, hai perfettamente ragione, tra l'altro abbiamo avuto un cliente che ne ha comprato uno, è rimasto deluso, ci ha chiamato in maniera anche diciamo un po' polemica, anche perché non gli piaceva la scatola. La scatola non è oggi proporzionata in primis al prodotto, c'è una motivazione per cui è stata fatta, la produce la solita azienda che produce le casse dei Tide, e anche questa è una scatola che deriva dal riciclaggio delle bottiglie recuperate ovviamente negli ambienti marini, e però il risultato è che è una scatola tutta di plastica, non tra l'altro tutta nera, neanche bellissima. Tra l'altro so per certo che la Maurice Lacroix sta progettando le nuove scatole, sicché a breve questa qui verrà dismessa, e sì, sinceramente fa abbastanza schifo. Hanno voluto fare uno sforzo verso la sostenibilità. Sì, però no, secondo me è una sostenibilità inutile, perché levare dagli ambienti marini della plastica per poi creare un prodotto brutto che può comunque sia rifinire negli ambienti marini non ha senso. Preferivo il concetto di trasformare la plastica in un orologio, perché invece di andare a rifinire negli ambienti marini andava a finire su un polso, che lo concepisco di più, si recuperava un prodotto che era diventato inutile per crearne uno utile. Meno male che dici, un orologio non lo butta mai via nessuno. No, non si butta in mare un orologio. Una scatola ovviamente dice, ma sai che c'è, mi ingombra spazio, ma che è, ma cosa è? Pac, e finisce. Il famoso pezzo a scatola. Un pezzo a scatola, sì. Edoardo Dabra. Ciao ragazzi, è possibile vedere al polso il nuovo Hamilton Pilot da 36 mm? Grazie e love. L'Hamilton Pilot? 36 mm, lo vedi? Sì, lo vedo. Eccolo qua. Questo qua, sono andato anche alla presentazione a Milano io. Eccolo qua, sì, te lo facciamo provato vedere. Provato sul tuo polso, lo so. Sparisce un pochino, Eccolo qua, 36 mm, è sul mio polso piccolo, io non lo comprerei per meno. Per voi che se avete i polsi esili così da signorina può anche andare bene, quello provo io, 17. C'è 17, te vieni, facciamolo provare una persona. Sì, calcolate che è un pilot, già come tipologia di prodotto dovrebbe essere grande per avere una lettura immediata. Dio, anche lì è piccolo. Poi è piccolo, per me è piccolo anche lì. Sì, me lo vedo piccolo effettivamente. Per tutti voi a casa. Non è polso da 17, ma è piatto come polso. Sì. Però. Per tutti voi a casa che avete l'aereo in garage, ovviamente, avete bisogno di questi orologi. Va bene, dai, poi? E abbiamo finito. Abbiamo finito, allora facciamo i saluti. Dai. Ricorda il watch meeting, però, no? Ah, ragazzi, bravo, vedi che Piero qualcosa serve. Quando non c'è da leggere, è bravo. Quando c'è da leggere, purtroppo.
Vi ricordo, domenica 12 maggio alle ore 15, qua davanti al negozio, qua dell'amico Giacomo, facciamo il quinto raduno del canale, il quinto watch meeting. Ci incontriamo tutti assieme per parlare di orologi, per dare un volto a quei nickname che vediamo sotto i commenti, no? Chi sono? Ma chi è questa persona qua? Venite qua, vi presentate con nickname, io vi riconosco sicuro che siete, perché associo le cose. Oh, poi magari si entra nel negozio, si rubano un paio di orologi, no? Posso... Sì. Possono sì, provare sì, quello che vogliono. No, venite col sacco, mi raccomando. Poi ci sarà qualcuno, ci sarà qualche... Quest'anno, perché ovviamente ci piace migliorarci, quest'anno non potete mancare perché ci sarà l'ospite, oltre a Davide che ovviamente, Piero, ovviamente tutta la truppa, però quest'anno ci sarà un ospite di eccellenza che rappresenterà uno marchio con i contromazzi. E più avremo anche altre partecipazioni di altri brand, però quest'anno ve li abbiamo scelti tutti a pennello, così potete venire, parlare con le persone di dovere. Scusa, ma un regalino per loro non c'è? Quello c'è sempre. Ah. Quello c'è sempre, il regalino di partecipazione, ovviamente, che poi deve rimanere come ricordo. Quindi lo aspettiamo, ragazzi, venite, dai, non fateci stare qua, io e Piero a parlare, cioè... C'è Gigi D'Alessio anche, viene anche lui. Sì, allora me ne vado io. Vieni qua dietro e facciamo i saluti, vieni il Caramasco. Eccoli qua, sono arrivati anche questi due che non erano invitati, ma si sono imbucati, quindi noi li accogliamo perché abbiamo il cuore grande. Vi ringrazio per essere arrivato fino qua, arrivati fino qua. Vi ricordo quindi gli appuntamenti fissi, che come sempre sono, quando voglio io, il più spesso possibile, qui su YouTube. Love!